Avvocato Web presenta Sentieri della Mente, conversazioni con la psicologa Elisa Fantini. Conduce Letizia Magnolfi. Radio Prato, la radio che si mette a servizio dei suoi ascoltatori. All'appuntamento consueto su Radio Prato con i Sentieri della Mente, trasmissione dedicata ai fatti e alle problematiche che incidono sulla nostra vita in maniera più o meno determinante, per le quali ci impegniamo nei limiti del nostro studio a cercare soluzioni e consigli utili per far fronte alle problematiche di tutti i giorni. Questa seconda puntata di settembre è dedicata a un tema estremamente delicato e mi riferisco allo stalking, condotta comportamentale persecutoria che la legge definisce reato contro la persona. Ne parleremo con i due ospiti in studio oggi, la dottoressa psicologa Tatiana Aloia. Scusate, sono un po' emozionata per il tema perché mi preme particolarmente. Buonasera Tatiana, e l'avvocato penalista Simone Carboncini. Buonasera. Cos'è lo stalking? Quali sono le ripercussioni fisiche e psicologiche sulla vittima? Come interviene la legge se viene compiuto un reato di questo genere? E cosa dice il codice penale, per come punisce il codice penale per lo stalker che compie questo reato? Scopriamolo insieme stasera, non prima di una piccola parentesi musicale. Ci sentiamo sia Kill and Run. Watching the sequence of sounds coming out of your mouth, but the song is too loud. Follow the hands of sound. Prato Web, la radio della città. Fai conoscere la tua azienda, fai conoscere la tua attività. Radio Prato Web ti aspetta. Telefona al 320 23 31 779. Radio Prato Web. Era un piccolo assaggio di Kill and Run di Sia, cantatrice australiana che a me piace tantissimo, e ci siamo sentiti anche uno spot di Radio Prato Web. Addentriamoci subito nella discussione e inizio con la dottoressa Tatiana, alla quale chiedo, in psicologia, cosa dicono gli studi a proposito del reato di stalking? Allora, lo stalking viene definito come un insieme di comportamenti di tipo persecutorio che vengono messi in atto da un individuo, da un soggetto, che è appunto lo stalker, la vittima, che appunto percepisce questi comportamenti come assolutamente invadenti, sgradevoli. Perché poi ci sono le conseguenze
materiali, compreso il fatto che già dall'inizio la vittima, per difendersi, inizia a isolarsi e cambia appunto quelle che è la routine quotidiana della propria vita. Allora, sicuramente in questo fenomeno sono maggiormente coinvolte le donne, è infatti maggiore l'incidenza nel genere femminile, appunto ci sia una maggiore vittimizzazione, nonostante non mancano i casi appunto di uomini che subiscono stalking, però l'incidenza appunto è maggiore, in particolare per quanto riguarda le giovani donne. Le ricerche a livello appunto psicologico si sono indagate, cioè si sono concentrate soprattutto sulla opportunità di chiarire il tipo di relazione che si instaura tra lo stalking e la vittima, e hanno rilevato quasi nella maggior parte dei casi che in realtà lo stalking è il culmine di una relazione precedente già disfunzionale, già problematica, per cui lo stalking nasce nell'ambito di una relazione che viene sì interrotta, ma che già prima viaggiava, diciamo, sul binario della violenza, comunque di un clima fatto di abusi, di intimidazioni, di persecuzioni. E di conseguenza è molto più frequente che lo stalker sia poi l'ex partner. A livello proprio pratico, i comportamenti di stalking sono tutti quei tentativi di avvicinamento, chiaramente non richiesto, alla vittima, per cui continue telefonate, messaggi, tentativi di contatto sui social network, per arrivare ai classici e ben noti purtroppo appostamenti sotto casa o in prossimità del luogo di lavoro, quindi vicino alla vittima il più possibile, e poi ci sono anche tutta una serie di intimidazioni, di minacce e anche di tentativi di mettere in cattiva luce la vittima, per cui di farle il vuoto attorno. E diciamo, queste sono le caratteristiche principali, insomma, del fenomeno. E a livello psicologico, dottoressa, cosa comporta per la vittima subire una continua persecuzione di questo genere? Allora, le conseguenze a livello psicologico sono molto pesanti, nel senso che già da subito la vittima inizia a soffrire per questa continua persecuzione. Si possono avere delle reazioni molto forti, come comprensibile, di rabbia, di frustrazione, di tristezza, di angoscia. E a livello proprio psicopatologico è stato dimostrato che a un anno dall'inizio dello stalking un terzo delle vittime sviluppa proprio un disturbo psicopatologico, quale ad esempio un disturbo d'ansia o un disturbo depressivo o il disturbo da stress post-traumatico. E possiamo dire che poi l'impatto dello stalking è variabile, quindi è diverso in base a quello che è il background socioculturale, familiare, religioso della vittima, per cui è molto importante chiaramente che la vittima possa far leva su un sostegno sociale, che è un fattore assolutamente protettivo, anche proprio rispetto al rischio di sviluppare un malessere psicologico. Però, al di là di questa variabilità tra individui, ci sono dei modelli di risposta comuni, e sono comuni proprio anche tra uomini e donne. Ce le puoi dettagliare, nel senso, certo, entrare più nel particolare per capire? Naturalmente. Allora, dal punto di vista psicologico, diciamo c'è un escalation, perché si parte dalla negazione, che è una misura difensiva che noi tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo messo in atto, per cui si tende un pochino a minimizzare ciò che sta accadendo, soprattutto all'inizio. Comunque si ritiene di avere tutto sotto controllo. Quando in realtà poi, andando avanti, si scopre che non è così, l'aggressività del stalker si tramuta poi nell'aggressività della vittima, quindi nascono anche proprio degli scontri verbali molto accesi,
E queste sono deleteri, perché in realtà nel momento in cui lo stalker sente di aver perso terreno con la vittima, quindi di averla in qualche modo allontanata, nel suo stesso atteggiamento, esattamente, sì, rincara la dose, per cui diventa ancora più aggressivo, ancora più assillante. E quindi ci sono dei vissuti nella vittima come il senso di colpa, la, diciamo, la frustrazione, l'angoscia, la profonda tristezza. Poi abbiamo disturbi del sonno, irritabilità, variazioni molto importanti nell'appetito, quindi anche poi nel peso corporeo, e diciamo anche proprio problemi nelle relazioni, per cui si diventa proprio diversi a livello di personalità, quindi si diventa più aggressivi, più introversi, più diciamo malfidati, come insomma è normale che sia. Ci sono, mi chiedo, ha illustrato quelle che sono le conseguenze della vittima che subisce uno stalking dal punto di vista psicologico e anche fisico. Sì. Mi chiedo, ci sono a questo punto anche delle conseguenze sulla vita professionale? Assolutamente, assolutamente, in quanto sia il malessere psicologico che si instaura, sia proprio il fatto di doversi nascondere molto spesso, di dover abbandonare i luoghi che si è soliti frequentare, induce appunto un peggioramento sia del rendimento scolastico che del rendimento lavorativo, per cui ci si assenta frequentemente, si rinuncia magari a delle opportunità di crescita professionale e così via. Ai ai, sì. Vi ricordo che siete in diretta su Radio Prato Web, siamo nella trasmissione I sentieri della mente e stiamo affrontando il tema dello stalking. Ci prendiamo una parentesi musicale con un'artista molto sensibile alle tematiche legate alla violenza sulle donne, mi riferisco a Lady Gaga, ci sentiamo Dance in the Dark. Che vi ricordo è un artista molto sensibile alle tematiche di genere. A questo punto mi rivolgo all'avvocato Simone Carboncini, al quale chiedo come interviene la legge a proposito dello stalking. Un'altra domanda, quali sono le condotte configurabili come stalking secondo il codice penale? Sì, intanto ti ringrazio di avermi invitato in questa trasmissione. È un piacere soprattutto lavorare insieme anche a una psicologa, perché la connessione che c'è tra diritto e psicologia andrebbe sempre coltivata, non lo si fa mai abbastanza. La legge arriva sempre dopo la psicologia, perché la psicologia bene o male dipinge dei fenomeni, mentre la legge
pone delle regole. Arrivare a descrivere delle regole è sempre molto complesso, anche perché ovviamente presuppone un intervento a livello politico e legislativo. Ora, dal punto di vista dello stalking, quali sono le regole? Diciamo che la norma fondamentale è l'articolo 612 bis, che è inserito all'interno del nostro codice penale. Ed è un reato tutto sommato recente, perché è stato introdotto nel 2009 con un decreto legge convertito poi in legge dal governo Berlusconi, che ha introdotto la fattispecie del reato di stalking e il meccanismo della cosiddetta testimonianza protetta, che poi semmai vedremo, affronteremo. Dopo la legge del 2009 sono intervenuti ulteriori riforme. In particolare nel 2013 col governo Letta si è in primo luogo aumentato la pena, portandola ad un massimo di 5 anni, e con un intervento legislativo successivo sempre del 2013, sempre del governo Letta, sono state modificate alcune strutture normative. In particolare sono state introdotte alcune aggravanti, è stata introdotta la necessità di sentire la vittima nella fase delle indagini con l'ausilio di uno psicologo, è stato introdotto addirittura l'arresto obbligatorio nell'ipotesi di flagranza. Speriamo magari per i meno avvezzi ai termini giuridici cosa significa flagranza mitigata. Sì, hai ragione. In pratica la flagranza viene definita dal codice di procedura penale nell'articolo 382 come lo stato di chi viene colto nell'atto di commettere un reato. La flagranza è un presupposto che poi legittima da parte delle autorità di polizia giudiziaria in alcuni casi la facoltà di arresto, in altri la obbligatorietà dell'arresto, e lo stalking rientra in una delle ipotesi in cui l'arresto è obbligatorio. Ora, faccio presente che da questo punto di vista c'è anche una problematica, cioè come si fa a capire quando lo stalking effettivamente, l'autore dello stalking è colto in flagranza? Di questo però magari ne parleremo dopo, perché è necessario prima di tutto capire come la legge struttura il reato di stalking, altrimenti non riusciamo neanche poi a comprendere meglio quali sono i passaggi normativi successivi. Ti dico questo, che c'è stata una recente riforma proprio a luglio di quest'anno che ha modificato alcuni aspetti dello stalking, in particolare è stata innalzata nuovamente il livello della pena, è stata portata nel massimo adesso addirittura a 6 anni e 6 mesi. Allora, te mi hai chiesto, rispondo alla tua prima domanda, quali sono le condotte che la legge richiede perché sia perfezionato il reato di stalking. Allora, innanzitutto ti dico che lo stalking è stato introdotto perché si riteneva che nel nostro ordinamento ci fosse una mancanza, una lacuna di tutela giuridica nei confronti di un particolare aspetto della libertà della persona. Noi sappiamo che la libertà personale è tutelata dall'articolo 13 della nostra Costituzione, però la libertà personale non è soltanto la libertà fisica, cioè se io per esempio ti impedisco di fare qualcosa che te vuoi fare, ti impedisco di camminare liberamente nel tuo paese, commetto un reato di sequestro di persona, ma non è soltanto questa la libertà. La libertà ha anche una sfera morale, psicologica importante. Per esempio, se io ti minaccio di farti del male, non ti impedisco di fare niente, ma da un punto di vista psicologico ti provoco dei cambiamenti, provoco una lesione della tua libertà morale. E lo stalking si inserisce in questo tipo di reato, cioè nel reato che tende a tutelare la libertà morale della persona, in particolare la sua tranquillità psichica, cioè la sua libertà da subire qualsiasi tipo di disagio o turbamento da parte di altre persone. Quindi, quali sono gli elementi dello stalking secondo la legge? Il comportamento, la condotta, come si dice in giuridichese, dello stalking sono le minacce o le molestie. Che significa minacce o molestie? In pratica si tratta di tutti quei fenomeni, di quelle condotte che sono descritte anche nel reato di maltrattamenti, che è un altro reato, l'articolo 572. E quindi si parla di percosse, lesioni, ingiurie,
Ingiurie si intende offese, minacce, ma si parla anche di comportamenti che di per sé non costituirebbero reati, perché ovviamente, per esempio, umiliazioni, atto di disprezzo, intimidazioni, mortificazioni, vessazioni. Mettiamole tutte insieme. Infatti, diciamo che la caratteristica proprio ontologica dello stalking, che fa sì che possa avere una sua identità giuridica rispetto agli altri tipi di reati, è mettiamole tutte insieme, nel senso che si richiede che tutte queste condotte siano reiterate. Cioè, ovviamente, se io ti minaccio una volta, non faccio uno stalking. Se io ti mortifico una volta, non faccio uno stalking. Occorrono che ci siano più condotte. La Cassazione nel 2013 ci ha detto che sono sufficienti comunque due episodi perché si possa parlare di stalking. Ho un bel elenco che vado a leggere di situazioni anche abbastanza curiose che la Cassazione ha riportato all'interno dello stalking. Per esempio, il pressing telefonico, lettere con insulti e minacce, pedinamenti, messaggi minacciosi via Facebook. Facebook è uno strumento... Questi social, la doma dimensione anche del diritto penale. Oppure, per esempio, vietare alla vittima di frequentare determinate persone. Allora, diciamo che questi sono i comportamenti che il soggetto deve porre in essere perché possa essere accusato e poi condannato per stalking. Questi comportamenti, però, devono, sempre secondo l'articolo 612 bis, comportare delle conseguenze. Un evento, si dice sempre in giuridichese, cioè sul piano concreto, all'interno della libertà psichica della persona offesa. Queste conseguenze devono essere, sempre secondo la legge, o uno stato di ansia o di paura, o un timore per l'incolumità propria, quindi una paura, sempre, si parla sempre di paura. Tangibile. Il timore per l'incolumità può essere riferito sia alla propria incolumità, sia a quella di un congiunto, sia di una persona legata da una relazione affettiva. Oppure, terza ipotesi, alterare abitudini di vita. Per esempio, ti faccio il caso classico, è la ragazza che ha paura di uscire di casa da sola, che non vuole più frequentare determinati posti, non vuole più andare a fare la spesa in un certo supermercato, perché ha paura di incontrare quella determinata persona. E questa è un'alterazione dell'abitudine di vita. Certo. Ti dico subito che da un punto di vista probatorio, questi elementi sono quelli più difficili all'interno dello stalking, perché ovviamente si tratta di fenomeni interni che è molto difficile da provare. Certo. E qui ovviamente è necessario avvalersi anche dell'aiuto di uno psicologo. Infatti, come avvocato suggerirei sempre sia da un punto di vista di un percorso personale, che può sempre aiutare l'aiuto di uno psicologo, sia da un punto di vista giuridico, una relazione scritta di uno psicologo che dice che la signorina X vive uno stato di ansia e di paura, aiuta anche nella redazione di una denuncia per stalking. Mi colpiscono tre cose in particolare di cui ci hai parlato, Simone. Primo, dimmi se erro, se sbaglio, il riconoscimento quanto meno recente, diciamo, del reato da parte della legge dello stalking. E il fatto che sia difficile riconoscerlo se non esiste una letteratura medica che certifica la gravità delle persecuzioni subite. In ultimo, la nuova dimensione social che probabilmente aggrava la dimensione persecutoria che subisce la vittima X. A questo punto chiedo a Tatiana cosa fa di solito la vittima che subisce uno stalking per fronteggiare ciò che sta vivendo. Certo. Allora, chiaramente la vittima cerca come può di difendersi, per cui inizialmente il primo tentativo è quello di ragionare con lo stalker, di trovare una mediazione, di proporre magari una modalità di relazione differente, per cui cercare un'amicizia, cercare comunque un legame diverso da quello che invece, insomma, lo stalker vorrebbe. Però purtroppo questi sono tentativi che non sortiscono quasi mai, insomma, l'effetto sperato. E in questo modo lo stalker continua,
cerca la vittima e la vittima tende appunto poi a minacciarlo, a diciamo intimargli di smettere perché nel caso chiamerà i carabinieri, eccetera, eccetera. Purtroppo però, quando soprattutto c'è una relazione alle spalle, lo stalker conosce molto bene le modalità relazionali, anche magari dell'ex compagna, e fa leva su questo, quindi magari andando a cercare i particolari della relazione passata e così via. E di conseguenza la vittima non può far altro che magari rivolgersi ai propri amici, ai propri familiari, insomma alle persone di riferimento. E non è detto che insomma l'aiuto arrivi nella maniera sperata, in quanto comunque anche gli altri tendono a spaventarsi e magari ad allontanarsi, oppure a non credere alle parole della vittima. E a quel punto, poiché poi il tempo passa e diciamo il livello proprio di insofferenza sale, è lì che dopo un primo periodo proprio di scoraggiamento totale, la vittima si rende conto di aver bisogno di un aiuto professionale. Ed è in quel momento che appunto cerca lo psicologo, cerca l'avvocato, si fa comunque assistere professionalmente. La denuncia è sempre, o più o meno quasi sempre, l'ultima spiaggia, cioè l'ultimo passo appunto che la vittima decide di compiere perché si rende conto, insomma, che questi tentativi continui di avvicinamento, queste intimidazioni, queste vessazioni che citava prima l'avvocato, insomma, non termineranno con una semplice chiacchierata o con, insomma, delle preghiere di vario genere. Magari. Piccolo contributo musicale e poi passiamo alla seconda parte della trasmissione, cioè ci chiederemo cosa concretamente la legge fa per contrastare il reato dello stalking. Un vocalist bello e dannato, un gruppo bravissimo, ci sentiamo i The Doors, Who Scared You. Saluto alla nostra psicologa Elisa, che oggi si doveva assentare per motivi di lavoro. Ci vediamo alla prossima. Bacio, Elisa. Addentriamoci nella seconda parte della puntata. Simone,
cosa ci si aspetta in fatto di pena dalla giustizia per un reato consumato di stalking? Quali sono, se esistono, gli aggravanti per questo reato? Allora, come ti ho detto all'inizio, la pena è stata oggetto di modifiche da parte della recente legge del 2019, anzi, a dire la verità, è stata variamente alzata nel corso dei pochi anni di vita di questo reato, perché inizialmente la pena massima era di 4 anni, è stata poi portata a 5 anni nel 2013 e la recente legge del 2019 l'ha portata a 6 anni e 6 mesi. Ovviamente si parla della pena massima, la pena minima è molto più bassa, adesso la pena minima è un anno, quindi diciamo che si va grosso modo da un anno a 6 anni e mezzo, 6 anni e 6 mesi. Esistono delle aggravanti. Diciamo che l'aggravante più comune, più diffusa, è quella del fatto commesso da parte di un coniuge oppure di un ex coniuge, quindi di un soggetto separato o divorziato, o comunque da parte di un soggetto che ha vissuto una relazione proprio affettiva, sebbene extraconiugale, con la persona offesa. È interessante anche un'altra aggravante, e mi ricollego all'osservazione che hai fatto prima su le potenzialità critiche di Facebook, ovvero esiste anche l'aggravante del fatto che lo stalking sia commesso con strumenti informatici o telematici, e anche qui sempre la Cassazione nel 2010 ci ha detto che rientra in questa aggravante la persecuzione commessa a mezzo di Facebook. Se non altro, scusami, da ignorante in materia, comunque sono prove scritte, no? Queste. Ah, certo. Rispetto a, alla difficoltà di identificare il malessere provato, per cui è necessario, anzi diceva prima, una certificazione medica. Queste sono prove che sì, cantano, certo, no? Certo, questo senz'altro, questo senz'altro. Poi ci sono altre aggravanti, per esempio se il fatto è stato commesso un danno di un soggetto minore, oppure di un disabile, oppure se il fatto è stato commesso con delle armi. Ecco. Bene, male, cioè male. Non benissimo. Tatiana, vista la discussione in presa, so già un po' la risposta, ma mi chiedo e ti chiedo, quant'è difficile per una vittima che subisce uno stalking denunciare quanto subito? Allora, è molto difficile per una serie di motivi legati alla storia della persona, a quello che la circonda, nel senso che il background che appunto citavo prima, dal punto di vista familiare, sociale e culturale, è molto importante. Allora, in primo luogo direi che uno dei motivi che frenano o comunque che ritardano la denuncia sono di tipo, possiamo dire così, conoscitivo, nel senso che lo stalking è un fenomeno, diciamo recente no, perché penso esista ormai dai tempi dei tempi, però a livello di reato e quindi a livello di conoscenza lo conosciamo da poco tempo, per cui è difficile definire per una persona determinati comportamenti, determinati atteggiamenti come reato, come qualcosa di illegale. C'è poi da dire che appunto la persona, e questo purtroppo interessa soprattutto le donne, a volte la persona, dicevo, non è poi così propensa a denunciare perché ha paura di incorrere in una sanzione sociale. Già abbiamo detto che a volte la vittima non viene creduta. Non viene creduta, le viene detto che la sua reazione è esagerata, che insomma ha fatto qualcosa per cui ha incoraggiato lo stalker a intraprendere determinati comportamenti. Ecco, questo purtroppo è un problema sociale, sociologico, più che psicologico. Nel senso che purtroppo, anche se siamo alle soglie del 2020, esistono dei modelli culturali che sono insiti in tutti noi, che ci portiamo dietro da tempo, che regolano il modo in cui ci relazioniamo ai nostri partner. Per cui la donna a volte, ancora adesso, e questo è riscontrabile anche in ragazze molto giovani, tende a considerare innanzitutto i tentativi di avvicinamento come un corteggiamento, diciamo, un pochino troppo a
accentuato. E si giustifica. E quindi si giustifica. In secondo luogo, non sono poche le donne che ritengono ancora oggi di dover in qualche modo sopportare le varie angherie del partner, in questo caso maschio. Esatto, le varie imposizioni, per cui si inizia già dalla relazione a accettare determinate regole, non vestirti in questo modo, non frequentare quella persona, non andare di qua, non andare di là. E quindi poi nel momento in cui la relazione viene interrotta e inizia il vero e proprio reato di stalking, si tende a colpevolizzarsi, cioè a interrogarsi sulla propria reazione, sul proprio comportamento e quindi a considerare forse proprio come minore fattore, di minore importanza, il comportamento dell'altra persona e quindi a vedere il proprio comportamento come potenzialmente scorretto. E qui insomma si apre una voragine. Si apre una voragine, per cui di trasmissioni così forse ne dovremmo fare tante. Mi dicono dalla regia che c'è una domanda, però io non sono, Pasquale, non sono stata in grado di trovarla sotto i commenti, oppure se ce la puoi leggere. Allora sì, c'è la signora Barbara o signorina che chiede: ci sono però dei comportamenti che la vittima dovrebbe proprio evitare? E al contrario, ci sono dei comportamenti che possono scatenare la persecuzione? Questo che è la domanda alla psicologa. Allora, se devo rispondere da psicologa, posso dire che sicuramente ci sono dei comportamenti che favoriscono nell'altra persona una risposta. Tuttavia, questo non è giustificabile. Esatto, questo lo dico da donna, penso che tu possa condividere, ma assolutamente. Insomma, penso quello che la signora Barbara, giusto, voglia capire, era una domanda posta, magari in un modo un po' sbagliato, per cercare di capire come proteggersi, cioè come posso fare, quali sono gli atteggiamenti positivi per far sì che mi difenda in modo con atteggiamenti virtuosi, ecco, non allontanandomi, cioè non subendo passivamente quindi la persecuzione. In questo senso qua, quello che, dimmi se sbaglio, in psicologia si chiama il comportamento assertivo. Sì, sicuramente, infatti, dicevo, da psicologa potrei dire che magari, ecco, evitare di rispondere ai messaggi, ai tentativi di avvicinamento, evitare magari di andare allo scontro o anche a ragionare con lo stalker, può essere, come posso dire, una misura per tamponare ciò che sta accadendo. Tuttavia, purtroppo, e questo poi eventualmente si può approfondire dopo, non ci sono comportamenti che possono bloccare lo stalker, perché nello stalker c'è una personalità disfunzionale, c'è una modalità, forse è meglio dire così, di relazione disfunzionale che non trova né, diciamo, incoraggiamento né scoraggiamento. Cioè purtroppo non possiamo farci molto nel momento in cui abbiamo la sfortuna di capitare nelle grinfie di uno stalker, perché non dipende da noi. Esatto.